Buongiorno, proseguiamo il cammino nel cielo, oggi si parla di Venere. Venere è governatrice del Toro, della Bilancia, della seconda casa e della settima. Perché queste due caratteristiche? Perché Venere in questo caso vogliamo dire che ha due facce, diciamo che ha due facce. C'è la Venere della Bilancia, che è una Venere che aspira alla perfezione, la ricerca della perfezione, quindi la bellezza, ma quella bellezza un pochino algida, fredda. Immaginate un'opera d'arte che la si ammira ma non la si può toccare, quindi è una Venere un po' distaccata. Poi c'è la Venere del Toro, della seconda casa, e quella è proprio un'altra cosa. Quella è una Venere godereccia, che ama la vita, ama anche la buona tavola, ama i piaceri della vita, ama il vivere bene, ma soprattutto sa cogliere la bellezza anche nelle piccole cose. Perché Venere è conosciuta come il pianeta dell'amore, era la dea dell'amore, no? Quindi la gente pensa che Venere, come Venere, è l'amore. A me tante volte quando annuncio un passaggio bello di Venere, quando racconto i pianeti, e poi mi dicono, ah, ma allora se io ho questo transito di Venere incontro l'amore. Ora, per incontrare l'amore io credo che serva altra roba in quanto a transiti, perché solo un passaggio di Venere mi sembra un po' pochino. Cioè, con un transito di Venere si può passare un buon periodo, un momento psicofisico sereno. Quindi la persona si può piacere di più, automaticamente si può aprire maggiormente agli altri e sono facilitati gli incontri, ma non l'amore. Cioè, per l'amore, per qualcosa di stabile e duraturo, servono anche altri pianeti. Perché Venere principalmente è la descrizione di come una persona approcci alla vita. Una Venere lesa dà sempre un senso di insoddisfazione perenne. Quindi troviamo una persona che magari ha tutto, comunque ha molto nella sua vita, ma come dico io, gli manca sempre un pezzo. Poi c'è la Venere invece ben messa nel tema e troviamo la persona che magari non ha tutto, anzi, se andiamo a vedere, ha anche molto poco. Però in quel poco sa cogliere la bellezza della vita e capite bene come questo sia un dono, perché si apprezza tutto quello che si ha e si ha anche, con una Venere ben messa, si ha anche un altro modo di viversi il dolore, perché comunque c'è un'altra elevatura spirituale molto spesso. Quindi io ricordo di una donna che aveva avuto un dolore immenso e mentre era in ospedale per questo grande dolore, lei vide una rosa fuori dalla vetrata dell'ospedale e si sentì fortunata, nonostante il grande dolore, fortunata per avere la possibilità di per riuscire ad apprezzare la bellezza di quella rosa nonostante tutto. Ecco, questa è la reale funzione di Venere. Poi è il pianeta dell'amore, sì, siamo perfettamente d'accordo, però principalmente è come una persona approccia alla vita e anche come si relaziona con gli altri, come ama. Ecco, Venere ci racconta anche come amiamo. Perché io mi sento sempre dire, ma io incontrerò l'amore, mi sa dire se incontrerò l'amore. A parte che la funzione dell'astrologia non è questa, noi possiamo provare ad aprire poco poco la porta del futuro, ma è molto relativa la cosa. La domanda da porsi invece sarebbe, ma io sono pronto ad amare?
Perché qui tutti in cerca dell'amore e nessuno che si domandi se poi è realmente in grado di amare, di porsi bene verso l'altra persona. Ecco, questo è il linguaggio di Venere. Quindi Venere è importantissima, ma non soltanto come il pianeta dell'amore. Venere, racchiude un mondo dentro di sé. Io per Venere mi fermo qui. E mi trovate sul canale YouTube, sul sito federicagiannini.com, sul mio profilo Facebook e sulla pagina Facebook Federica Giannini Astrologa. Grazie e buona giornata.